Buongiorno ragazzi, come state? Bentrovati. Oggi siamo a Siena. Ebbene sì, come vi dicevo, siamo a Siena, siamo tornati in questa bellissima città perché il nostro amico Paolino ha creato un Adventure Lab che parla del Palio di Siena, questa attività così importante per la città toscana. Quindi andiamo proprio nel cuore, Piazza del Campo, nel cuore di Siena, per cercare di portare a termine l'Adventure Lab di Turbina. Ad addentrarci verso il centro di Siena, ci fermiamo un attimo all'Orto Botanico, una cache antichissima di Siena che mi sono sempre riproposto di fare e che non ho mai fatto per mancanza di tempo. Abbiamo pagato il biglietto e siamo entrati. Il posto sembra molto interessante. Quindi la prima cache della giornata, prima di andare a fare quella Adventure Lab di Paolino, è l'Orto Botanico e dice: se la cache vuoi trovare vicino all'acqua devi cercarla. L'acqua è qui, la cache è qui. Ok, quindi la cache dell'Orto Botanico dopo tanti anni l'abbiamo trovata e adesso ci spostiamo verso Piazza del Campo, come dicevo, per andare a completare l'Adventure Lab del Palio di Siena. Come per magia si apre Piazza del Campo. Una piazza veramente bellissima, storica, il cuore pulsante di questa città, il cuore pulsante di Siena. Adesso ci mettiamo a capire cosa ci chiede Turbina per risolvere l'Adventure Lab. Allora, il primo step dell'Adventure Lab si chiama l'entrone. Thank you.
dicevamo, il primo step è l'entrone. Quello che sappiamo riguardo a questa posizione è che c'è una citazione della Marcia del Palio che dice: ridono le bianche trifore del maggior palazzo antico, fremono snelli i barberi nell'entrone senese a Vito. Vi trovate di fronte all'entrone, cioè il grande cortile del palazzo comunale da cui escono i cavalli delle 10 contrade che prendono parte al Palio. E la domanda è: quanti sono i colonnini a sinistra dell'ingresso dell'entrone? E ora andiamo a controllare. Ok, primo step l'abbiamo risolto in maniera abbastanza veloce. Passiamo al secondo step della lab, che è sempre qui in piazza e ci fa conoscere un altro lato, un'altra peculiarità del Palio di Siena. Il prossimo step è la mossa e dice: fuggono veloci nella polvere, arde in ognun la gloria. È sempre un passo della Marcia del Palio e la descrizione ci dice: entrata fiancata la mossa è valida, parti dalle retrovie ma puoi recuperare. E la mossa è praticamente lo start del Palio. La domanda del secondo step è il numero civico a sinistra della Costarella dei Barbieri, osteria La Mossa. Ora cerchiamo. Trovato lo step, adesso inseriamo la risposta, che vedo bene qui accanto a me, ma non spoilero ovviamente. Ok, passiamo al terzo step, ovvero la curva di San Martino. Ok, questa è la curva di San Martino e Turbina ci dice: alla prima curva di San Martino cadono in 5 e riesci a recuperare posizione. Ora sei secondo e devi solo superare la tua rivale che è in testa, distante 3 colonnini. Forza! La domanda che ci viene fatta in questo step è il numero di lettere della lapide a sinistra di via Rinaldini. E adesso andiamo a controllare. A few inches later. Ok, trovato anche questo step, andiamo al prossimo, che è la curva del Casato. Ok, penultimo step, la curva del Casato. Dopo 3 giri, testa a testa con la tua rivale, entri primo alla terza curva del Casato. Mancano pochi metri al bandierino. La domanda che ci viene fatta è: ultima parola della lapide che inizia con liberamente. Andiamo a vedere. La tua rivale recupera, siete appaiati, i cavalli si sfiorano, una delle due contrade è prima per un'incollatura. Serve il photo finish. Questo è praticamente l'arrivo del Palio. Per rispondere all'ultima domanda dobbiamo capire: vicino all'arrivo c'è Fonte Gaia, numero di lupe che buttano l'acqua. Controlliamo questa cosa e guardiamo cosa ci dice lui. Ok, abbiamo risolto tutta la lab, abbiamo girato tutta la piazza, bellissima tra l'altro come sempre, e avendo recuperato tutti gli indizi per il final ci dirigiamo a vedere se riusciamo a trovarlo. Siamo a pochi metri e controlliamo. Ok, siamo arrivati al final di CNFC senza far tanto spoiler. E voilà, trovata. Ringraziamo Turbina per questo bel giro per Siena. Adesso loghiamo la hash e ripartiamo. La nostra bella girata per Siena si conclude qua. Abbiamo fatto la nostra puntatina su Siena annuale. Non mi resta che ricordarvi di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, ringraziando tutti quelli che già mi seguono. Vi ricordo che c'è anche il canale Telegram per ricevere tutte le notizie riguardanti il canale, i nuovi video e le varie iniziative. Lo trovate qui sotto in descrizione. Per tutto il resto vi aspetto alle prossime puntate. Good ride, cowboys!